Ciao ragazzi, eccoci qua con sarà il sesto episodio di Prince of Persia. Ci siamo salutati prima proprio. Allora, avevamo pigiato questo pulsantino qui che attivava questo e si doveva acchiappare quello lì che si deve andare di là, mi pare. Olè. Ok. Poi, di là. Salta. Perché se cascavi di sotto ti ci pigiavo. Ah, mi ricordo questi affarettini qui, sono bastardissimi. Vabbè, tanto li posso eludere correndo sul muro, no? Oh, eccolo lì. Prima figura di merda della puntata. Vabbè, ma tanto se ci passo tipo così. Ecco, beccato. Per quello affare io, una volta che ti piglia, è un casino uscirsene. Io a culo proprio. Sì. No, ecco. Tanto per cominciare. Ale. E fammi passare! Mi hanno già puppo tutta la vita. Qui una cagatina è schianto. E op. Vai. È merda. Questa è ufficialmente merda. Anzi, no, aspetta, forse no, perché ci sta qui. Wow! Sì. Ok, questa parte me la ricordavo. Mi serve tipo una fonte per recuperare un po' di energia, perché sennò qui schianto per davvero. Olè. Vabbè. Ok. Allora, aspetta, qui non mi torna perché ci sono due strade. Allora, una potrebbe essere quello che ci allunga la vita, il che sarebbe una buona cosa. Proviamo ad andare di qua, vediamo che succede. Sì, lo riconosco dal rumore, qui ci allunga la vita. Sì. Meno male, a culo, guarda. Dovrebbe, Che vabbè. strano, è come se ci fossi già stato qui. Ti ho detto che l'ho riconosciuto sto posto. Furbo. Sono già stato qui. Ma oggi buongiorno. Comunque ragazzi, questi punti qui dovrebbero essere le volte totali che ci dovremmo andare. Tipo 4, se non erro, non me lo ricordo precisamente. Buona bevuta. Ora ci dovremo recuperare tutta la vita. Ottimo. A culo. Vabbè. Vabbè, va tutto bene. Finché è così va tutto bene. Allora, com'è che si faceva dire per andare di là? Dai, corri! Sì. Ci devo proprio saltare. Mi ricordavo tipo che nel quarto si lanciava lui proprio per. Eccoci. Mi Guarda, sento forte come mai. no, pensavo che si beccava proprio la seghina, non capite male ovviamente. Mi sento più forte come non mai, ci credo, prima stavi per schiantare. Ok, qui nulla, ok. Facciamola salire. E vai. Poi, ok, qui si arriva avanti, aspettiamo che sale su e noi si va. Ale. Potere ninja. Ok. Ah, fanculo la sorgente. Ah, questa porta qui andrà aperta di sicuro perché il simbolo dice tutto. Sì. Devo fare lo stupido che corre fra i muri. Allora, ecco. Dai, su. Bravo bimbo. Ora di sicuro appena premerò questo pulsante la porta di là si apre con un timer. Eccolo lì. E mi blocca anche. Vai, eccolo! Sei morto per neanche 4 metri di altezza. Dico tutto di schiena, però vabbè. Vai, prima che si apre la. Sì, prima che si chiude la porta. Wow, che culo! Della serie. Riesci a sentirmi? Parla a me o l'ha detto in inglese?
Farah. Sto dettaglio qui non me lo ricordavo per niente. Ma tipo afferra? Afferra? Bravo. Ti devo chiamare come un cane. Vabbè, vaffanculo però, eh. Allora, aspetta. Facciamo salire prima la sega. Vai, andiamo ora. No, la trappolina bastarda. Wow. E che... Ma che cri... Che cazzo fa? Sì, ma to... Guardalo! Ma imbecille sì, però qui sei bravo, ciccio. A parte che non è colpa tua, io non... Guardalo. Io, non avendo un joystick, la scusa del se mongolo non la posso utilizzare, perché qui alla fine il mongolo sono io che non so giocare con la tastiera. È stupido. No, si sta chiudendo la porta. Dai! Corri come se dovessi schiantare. Voilà! Ha sempre funzionato. Eccola la figona di Farah. Le frecce se le toglie dal culo? Sì, certo, se lo faccio io schianti. Oh. Non è più lui. A parte che non assomiglia più a niente alla versione lì, cioè, alla parte del video. Allora, dobbiamo schiantare il padre. Prima però dobbiamo ammazzare questi, non mi ricordo neanche come si faceva. No, levati, cazzo, cretino. Non ha più vita. Ecco. Cazzo, levati. Farah, ti devo abbandonare un secondino perché devo fare una bevuta. Aspetta, lag a manetta. Dai, levati. Sta arrivando il lag della maremma. Scusate un attimo, devo andare a trincare un secondino. No, no, levati coglione! Levati! Ma bevi! Ma si potrà essere così imbecilli! Bevi! Cazzo! Era merda però. In più lagga come non mai. Vabbè, su. Io le provo, però se Farah non mi caga. Ecco. Merda ne arrivo, merda ne arrivo, merda, me la sento. Farah, non rompere i coglioni che io sto peggio che di te, vai. Che culo. Aiutami, Farah de mezzo. Culo, ma ammazzalo! Merda! Merda, merda! Ecco! Che culo! Farah? Farah? Aiutami! No! Piglialo! Mamma, se quante legna ci deve tirare. Sì. No, almeno riesce a parare anche dalle spalle. Beh, tutti e tre lo becchi. Bellissimo questa mossa. C'ho tipo X di vita. Paralo cocco. Aiutami te, cazzo, io c'ho un pelino di vita proprio a fregarlo. C'ho il padre... Eccolo lì! Riavvolgiamo il tempo. Tra l'altro non mi ricordo come si batteva questo qui. Non mi ricordo che si doveva assolutamente fare per battere. Non me ne sono accorto, secondo te.
Merda, ecco. Oh, rivolgi il tempo. No, non è possibile. Vabbè, almeno ci si arriva a parte della vita. Ma come cavolo si doveva battere? Farà. Renditi utile, tipo, eh. Perché non ho tutte le eternità per... Farà. Tira fuori le freccine dal culo e renditi utile. Ecco. Bellissimo. Oh! Ok. Come cavolo? No, no, buono lì. Ah, vabbè, non lo posso toccare. Dama Farah, ma ti vuoi rendere utile, Maremma Campagnola? Non ho tutta l'eternità, eh. La vita qui non la ripiglio perché sono stronzo. Come cavolo si faceva? Non me lo ricordo assolutamente. Che culo. Sì, vabbè, a scoppi ritardati mi fanno danno. Perché mi pare che questi qui non finivano mai. Ecco. Aiutami! Aiutami! Io che sono stronzo! Sì, vabbè, va a cagare. Sembra che l'hai preso nel culo. Farà! Non sono il tuo schiavo nero che... Senza offesa, però, ovviamente. Dai! Buongiorno. Ma cosa lasciare una sottospecie di pugnale? Ma dai, che f... Ora, ora! Maremma. Farah, ti giuro che se schianto anche ora... Ti spiazzo. Dai! Colpiscilo! Mamma mia, Farah, se sei handicappata. Perché, ecco. Perché le AI in questi giochi sono sempre inutili? Maremma Campagnola. Ma l'avevo parato, non è... Dai, basta. Sì, ma proprio perché sei te, eh. No, invece stanno finendo i mostri. Ciccio, ma se tu mi aiuti è inutile che diciate di te. Dai, su, è rimasto lui. Dai, colpiscilo. Mi pare che si doveva far colpi alle spalle, allora. Tiralo, Fre! Ma sei stupida! Ah. E si deve andare avanti tutto il tempo così? Con calma, ma... Fatti le seghe, Farah, mi raccomando. Io sono stronzo, aiutami, del tipo... Sì, ma t'ho colpito, tipo. Oh, alleluia. Maremma cane, ce n'è voluto. Eh sì, quelli quando se l'è tagliato. Mi dispiace. Perché? So cosa significa perdere il padre. No, te non sai cosa significa avere un aiutante che non fa un cazzo. Di certo, mio padre. Te non sai cosa...
fammi parlare. Allora loro si mettono insieme, merda. Non ne intendo, cioè ecco il coso, il visivo. Farah non ha ancora capito cosa vuol dire essere in due e l'altra che non fa un cazzo. Vabbè, per questo video sclerotico è tutto. Iscrivetevi e like la fanpage di Facebook come sempre. Nulla, ciao a tutti e alla prossima. Spero che vi sia stato di vostro gradimento. Ciao ciao.